Pronto? Sì? E tu che si trova lo zio adesso? In abitazione, quindi. Dovreste venire nel mio ufficio e per la scelta del cofano e darmi le indicazioni generali su cosa volete fare. Vi aspetto per le 8 nel mio ufficio di Rovato, in corso Bonomelli. Dicevate, lo zio adesso dove si trova? È in A casa casa, sì. di via Brescia, dove mi stavate dicendo. In via San Martino. Dopo il funerale lo facciamo nella quale A parrocchia? San San Francesco, Francesco. sì, in città. Vi faccio scegliere un attimo il cofano, dopo ci accomodiamo, così mi fate tutte le indicazioni generali. D'accordo. Prego, venite. Ecco, adesso ditemi le vostre intenzioni, quali sono? Volete fare una cosa normale? Media, la preferite chiara, la preferite scura. Non ho pensato una vasca. Ecco, dobbiamo stare o su questo organo o su noce, oppure andiamo sull'ultima zinco, oppure quella là americana in etiloide. O Noce. peggio di Questa no, questa? Va sì. bene, adesso ci accomodiamo di là, così date tutti i dati dello zio e vediamo la cerimonia come strutturare tutto. Prego. Allora, adesso vi chiedo informazioni pratiche su come organizzare il funerale e le pratiche da dispiegare. Adesso lo zio si trova in via San Martino della battaglia numero 14, giusto? No, 13. 13. E faremo il funerale nella chiesa di San Francesco, Paolo, perché città. lui era nel Sì. parrocchia. Dopo lo zio dove lo portiamo? Cimitero Vantignano. All'Artignano. Adesso vi faccio scegliere quello che è il disegno della partecipazione. Di solito per un uomo si usa il Cristo, però si può fare quello che si vuole. Qua ad esempio avremo questo, abbiamo questo Cristo risorto, questo Cristo radioso, abbiamo il Buon Pastore, abbiamo il Cristo in preghiera, abbiamo il Cristo nell'orto degli ulivi, sempre nell'orto degli ulivi con questo angelo dietro. L'ultima cena, tutte le documentazioni che mi servivano, il tempo di organizzare il furgone e arrivare all'abitazione. Nel frattempo vi preparate i vestiti con cui volete sistemare lo zio. Dopodiché ci attiviamo per tutto il resto. Io adesso vi lascio andare a casa così almeno cercate di organizzare. Condoglianze ancora. Di nuovo, salve. Ragazzi, per cortesia, pronto servizio. Allora, camera ardente, questa qua verde, il paravento verde e il tappeto. E la cassa è l'F85, andiamo da Dove va? Va a Brescia, in abitazione privata.
faccio io la testa, qui fate i piedi. Mi togli il carrello per favore. Possiamo andare?